18 e 28 di domenica 29 settembre 2019, le Zeppelin con Good Times, Bad Times. Ancora un saluto a tutti coloro che sono connessi all'ascolto in contemporanea di SM Radio, del nostro canale Rock Street Radio, che stanno comunque trasmettendo proprio reti unificate, come si diceva una volta. Televisione si diceva esatto, in radio, insomma, non lo si fa sempre. Saremo qui per tenere in compagnia io, il dottor Giosetti e Mr. P fino alle 20, in attesa poi della serata che si svilupperà con i bandi country e l'esibizione della nostra. Facciamo anche un saluto a tutti i quadrupedi pelosi che stanno arrivando, che sono veramente tanti, noi che siamo veramente amici dei nostri amici animali. Esatto, ma è stata una 3 giorni bellissima, tante famiglie, tanti bambini. Ieri c'erano un sacco di bambini qui e li facevamo ballare con il nostro rockabilly. Abbiamo messo un po' di rockabilly, li abbiamo fatti ballare, li abbiamo fatti divertire, tante famiglie, insomma, sono stati 3 giorni proprio molto molto divertenti. Visto che si parla di rock, caro sì. C'è una news che è arrivata, insomma. È uscita poche ore fa, si parla di Metallica, che molti qui hanno indicato ieri sera come loro band rock preferita, perché abbiamo fatto questo giochino. Chris hanno interrotto il loro nella parte australiana e zelandese, perché James Hetfield deve riprendersi un attimino, deve andare in rehab perché stanno bevendo un po' troppo. Diciamo che ha voluto festeggiare il grande successo del tour mondiale che stanno facendo in Metallica e a ogni tappa ha deciso di darci un po', ecco. L'ha festeggiato un po' troppo. È un po' come se tu, non so, prendi, hai un grandissimo evento e ti bevi una bottiglia di Sambuca da sola, ecco. Per dire. È un po' così, ecco. Lui ha esagerato quell'attimino per 5-6 mesi. E allora, in attesa di risentirli live, noi ve li regaliamo con questa bellissima Enter Sandman.